Ehi, dico a te, domani c'è la conferenza di presentazione di Wijnaldum alla Roma. Ci vai tu? Ok, Certo, direttore, ci penso io. cerca di fare belle domande. Ah, pensavo mandasse me, peccato perché mi ero avvantaggiato. Vabbè, se vuoi ti giro sulla tua mail l'articolo già pronto sulla conferenza. In che senso mi giri l'articolo? Ma si deve ancora parlare. Forse non hai capito, le conferenze di presentazioni sono tutte uguali. Vabbè, non è Tipo, proprio in che così. stato di forma ti senti? Mentalmente sono pronto, poi vedremo come vanno gli allenamenti. L'importante è sempre essere a disposizione e poi il mister farà le sue scelte. I compagni mi hanno accolto bene e darò il massimo per la Stai squadra. Cosa ti generalizzando. piace dell'Italia? Il calore dei tifosi, il cibo e il clima. Poi può cambiare l'ordine, ma il senso è sempre quello. In sostanza, cambiano le domande, ma le risposte sono sempre quelle. Ma li capisco, è normale che si presentino bene ai tifosi, no? E per questo recitano tutti lo stesso copione. No, quindi fammi capire, io non dovrei andare alla conferenza stampa e fidarmi del tuo articolo scritto sulla base di stereotipi e luoghi comuni? Io lo dicevo per non farti perdere tempo, poi vedi tu. Senti, io sono un giornalista serio, andrò alla presentazione e riporterò tutto quello che verrà detto in conferenza, ok? Oh, se non mi credi, prendi una conferenza stampa a caso. Prendi tipo quella di De Gadalera o quella di Di Maria, e confronta le loro risposte. Dai. Ma che Ma tu dici? fallo. Ah, va bene, ok, va Tu bene. Allora, confronta e dimmi se De non ho ragione. Keteler e Di Maria. Allora, dunque, il calore dei tifosi, il calore della tifoseria, il mister farà le sue scelte, le scelte le fa il mister. Visto? Darò il massimo, darò il 100%, ma... Vedi? Possono usare sinonimi, ma il senso è sempre quello. Quindi... Mi gireresti il tuo articolo sulla mia mail? Ma certo, Grazie. figurati. Mi devi una conferenza stampa.